altre no, da qui lo buttate giù, ci siamo ragazzi, da giù se volete, da giù, basta che vi avvicinate, pronti? Uno, due, tre e vai! Saliamo su in mezzo ai muri, lasciate i calcinacci dove stanno, Carlo, perché quelli ci danno con... Qui il prefetto ha avuto altri impegni perché sarebbe voluta essere qui con noi oggi e quindi inizia il nostro sindaco e dopodiché andiamo avanti per l'attività e per quello che per questa mattina noi insieme abbiamo immaginato e realizzato insieme, ma su questo essere insieme tornerò successivamente. Allora al sindaco l'inizio. Sì, buongiorno a tutti, io vorrei portare intanto il saluto del prefetto, mi ha chiamato 10 minuti fa, è ammalato, e avrebbe voluto essere qui questa mattina, infatti sabato mattina mi aveva rintracciato attraverso la sua segreteria ed era suo intendimento essere presente in un'iniziativa forte, di respiro diciamo molto ampio. Oltretutto era stata la stessa prefettura a sollecitare iniziative di questo tipo, che andavano al di là della commemorazione diciamo amministrativa e quasi formale. E noi abbiamo recepito questo messaggio, l'assessore Vantaggiato insieme agli uffici hanno messo su una settimana proprio per evidenziare che non abbiamo la memoria corta, ma abbiamo una memoria, dovremmo avere una memoria lunga, una memoria storica che ci deve portare a riflettere, a ragionare come mai sia successo quello che è successo, l'oblio della ragione. Se questo è un uomo, diceva Primo Levi, non sappiamo come sia successo, come un intero popolo venga sterminato soltanto perché deve essere soggiaciuto rispetto a una volontà di un piccolo uomo con i baffetti. Ecco, è molto importante in questo momento evidenziare, cari ragazzi, il concetto di democrazia. È necessario che quando si discute, magari anche in classe, e ci siano opinioni diverse che vanno rispettate, ma poi va fatto sintesi, e la sintesi migliore è quella della democrazia, cioè la volontà della maggioranza poi è vincente e gli altri si devono magari adeguare, e questa è la democrazia, che tutti esprimano la propria posizione e che nessuno debba prevalere con la forza rispetto alla forza delle idee. E questo è il messaggio che noi quest'oggi vogliamo dare. Ringrazio le istituzioni, il commissario Bono, il comandante dei vigili urbani, i dirigenti delle scuole che sono qui presenti per dare un segnale forte ai ragazzi. Viviamo un momento particolare in cui i giovani hanno perso forse, hanno gravi problemi dal punto di vista occupazionale, sono prigionieri del precariato, sono la crisi della politica, la politica ha perso forse la credibilità, ha aperto una crepa nel rapporto con le istituzioni, e questo impegno sociale, questo impegno che ci permette di ragionare, di riflettere su quello che sta avvenendo in questi giorni. E i ragazzi devono essere sicuramente il seme del nuovo futuro, costruire il futuro. E noi non possiamo che costruire il futuro se non facendo propria e prendendo coscienza di quello che è successo nel passato affinché non si ripeta più, ma non è che si debba ripetere nelle forme in cui si è ripetuto 60 anni fa. È necessario che il concetto di legalità, di trasparenza emerga ogni giorno negli atti quotidiani di ognuno di noi, affinché magari il bullismo, affinché il piccolo atto di legalità sia vincente. È questo messaggio che vogliamo dare, perché attraverso questo ricordo forte
diciamo, esasperato delle ideologie in cui un intero popolo soccombe a un'idea sicuramente pazza, tra virgolette, sia di monito affinché certe tragedie non si verifichino più, ma affinché anche la legalità possa prevalere in questo paese, in questo momento martoriato. E voi nuove generazioni, sicuramente a voi nuove generazioni va lanciato questo monito di speranza. Siete voi la speranza del nuovo paese, siete voi che dovete costruire un paese in cui speranza e giustizia sociale sia una coppia di fatto. Vi ringrazio per questo intervento. Grazie al sindaco. Ecco, io mi aggancio a quello che lui diceva, perché il ruolo bello e impegnativo che ricopro è quello di assessore alla cultura, ma con una delega che va anche verso il diritto allo studio e quindi ai servizi scolastici, al polo bibliomuseale, un'ampia delega che in un'esperienza di questo genere, con una modalità operativa come quella che è stata la nostra modalità, il modello che siamo riusciti a mettere in campo, ha senso veramente, perché questo luogo oggi siamo stretti qua dentro. Siamo stretti e abbiamo dovuto fare quello che non avremmo mai voluto fare, cioè dire ai ragazzi, ai bambini che erano venuti con i loro genitori, perché il programma fitto di incontri prevede che già nel pomeriggio si inizi a lavorare con questa mostra interattiva e questo programma andrà avanti per l'intera settimana. Siamo stati costretti a dire loro tornate nel pomeriggio, perché qui in questo spazio che è la Sala Contaldo, che è all'interno del laboratorio urbano, che è cuore del Palazzo della Cultura, abbiamo fatto una scelta di avere le rappresentanze di tutti gli istituti superiori di Galatina, 20 ragazzi, non più. È stata una fatica, comunque stiamo stretti, comunque non abbiamo lo spazio che vorremmo, però è l'importante che le idee che oggi e i pensieri che oggi condivideremo restino vivi e forti dentro di noi. E allora siamo dinanzi alla seconda tappa di un percorso che le politiche culturali dell'amministrazione ha già intrapreso a novembre, quando abbiamo parlato di identità in dialogo, di prospettive meridiane, abbiamo detto guardare alla storia dal sud. Era questo l'approccio che volevamo tentare quest'anno, e questa seconda parte va esattamente in questa direzione. Ma dicevamo, un modello nuovo di lavorare. E allora io sono felice oggi di dire con orgoglio di una città che scopre, lo sapevamo, ma che scopre nell'operare la ricchezza delle risorse umane che ci sono. Ecco, questa iniziativa nasce in una collaborazione diretta con il presidio del libro di Noa Galatina, con Paola Concedo, la maestra come ama essere chiamata, un presidio che con la Biblioteca Giona è incardinato nel secondo polo dei comprensivi di Galatina, e quindi ringrazio in maniera particolare, non me ne vogliano gli altri, la dirigente Leonora Longo, che certamente è dietro questo modo di vivere e di fare scuola insieme. Ma oltre a questa realtà, perché il presidio è venuto a noi, il presidio rende oggi possibile la presenza dell'autore Carlo Greppi, in realtà abbiamo lavorato con tutti gli istituti di Galatina, ci siamo incontrati per tempo, abbiamo iniziato a fare questi incontri in cui i dirigenti, i docenti, da loro delegati, dei tre comprensivi e di tutti gli istituti superiori, saluto la dirigente Bottazzo dello Scientifico, la dirigente Provenzano dei Servizi Sociali, gli altri delegati, so che ci sono anche problemi di natura personale per gli altri, per cui non sono potuti intervenire di persona, penso alla dirigente Antonica che ha problemi di famiglia, comunque tutti, veramente tutti. E questo programma che diventa di una settimana è partito da lontano. Io non posso non ricordare l'incontro bellissimo del 26 gennaio, alla vigilia del 27 giornata della memoria, in cui presso il liceo scientifico abbiamo già avuto gli inchiostri di Rosario Francesco Spagnolo, e non solo. Non posso non ricordare che il 4 febbraio eravamo al Cineteatro Tartaro con il terzo polo della città e ragionavamo sempre su noi
non dimentichiamo. O ancora al museo siamo stati a parlare di teatro in Palestina con Astragali, insomma in più il laboratorio urbano, Cartoline dall'inferno, il 27 gennaio esattamente qui, e quindi c'è una collaborazione che cammina, che va avanti ed è bella. E allora il programma fitto di incontri di questa settimana, un programma, vi dicevo, immaginato insieme ma partecipato, si era qui da venerdì per fare tutta quella bellezza che è il lavoro che precede una fase scolastica, la costruzione dei mattoni, ogni mattone un messaggio, le foglie dell'albero di Anna Frank, ogni foglia un messaggio, il muro dei pensieri, dei dolori da rimuovere, da accartocciare e buttare via, quello spazio su cui scrivere spontaneamente quello che vogliamo, è il tutto di un percorso, ripeto, ricco, condiviso con le eroine della quotidianità, consentitemi, che sono le insegnanti della nostra scuola che erano qui anche di sabato, di domenica, ieri pomeriggio e non solo. Quindi questo è possibile perché tutti insieme si vuole lavorare, si vuole fare qualcosa per i nostri giovani e per la nostra città. Ecco, però vi dicevo, guardare alla storia dal sud, consentitemi di condividere con voi alcuni interrogativi, alcuni pensieri che non possiamo lasciarci scivolare addosso senza dare al loro significato e spessore. Guardare alla storia. Quando ci guardiamo intorno noi abbiamo quasi come l'impressione che abbiano ragione quegli storici, quindi addetti ai lavori, che dicono che la storia non è maestra di vita, che ahimè tutto torna a ripetersi, ed è angosciante immaginare l'ideale corrispondenza di un muro di Berlino, è vero, caduto, abbattuto finalmente nell'89, l'inizio della contemporaneità, ci siamo detti, storicamente è iniziato un altro ciclo della nostra storia d'Europa, della nostra storia umana, però un muro di 155 km alto 3 metri che è diventato oggi tra Israele e i territori cosiddetti occupati dai palestinesi, è diventato un muro di 600 km alto 8 metri. Naturalmente ora non mi va di andare a pensare alla grande muraglia, a quei 6.000 km, a quel serpentone visibile anche dallo spazio, però già la Cina, che in qualche modo la grande muraglia l'aveva percepita come culturalmente una chiusura e diventa parte integrante del carattere dell'essere cinese, però si era immaginata la via della seta, e la via della seta era il luogo e lo spazio del comunicare e dell'integrare. Allora i muri, oggi siamo qui a parlare di storia, a riflettere sui muri, tanti muri, muri reali, muri concreti, muri fatti di mattoni così come i ponti. Bellissimo ciò che Paola ha scritto in uno dei totem che troverete nel chiostro, nello spazio all'esterno. Però i muri che temiamo soprattutto, e anche ricchi dell'esperienza che abbiamo vissuto in questo mese, i muri che temiamo di più sono i muri di gomma. Quei muri di gomma che fanno sì che se voi incontrate un israeliano che parla del perché di quel muro ed incontrate dall'altra parte il palestinese o chi è preoccupato da quella situazione, vi renderete conto a un certo punto che sembra esserci veramente un muro contro cui si lanciano le palline, diciamo così, ci piace di più pensare a palline, e che come accade appunto sulla gomma ritornano su noi stessi. Cioè il problema vero è abbattere questi muri, riuscire a fare quella fatica grande che è la fatica della conoscenza. Allora noi scuole della città di Galatina, noi di Galatina e non solo, noi adulti oltre che giovani, vogliamo assumerci questa fatica, la fatica della conoscenza, del conoscere, perché è questa la vera rivoluzione che noi tutti possiamo e dobbiamo compiere, no? E c'era a un certo punto, ecco, mi piaceva pensare a quello che anche Pasolini diceva e ci consegnava e profetizzava, la lotta per la conoscenza come moderna rivoluzione, forse è quella che veramente dobbiamo insieme praticare. Però abbiamo parlato di memoria. Memoria, ricordo, ricordare, dimenticare. Ci sono due imperativi morali che a un certo punto ci hanno scosso, penso, tutti noi.
perché per chi come me, come voi ragazzi, è a scuola, a un certo punto incontra quel Salvatore Quasimodo e che scrive, no, all'uomo del mio tempo, del suo tempo, e non dice ricordate, dice dimenticate, dice dimenticate o figli, dimenticate le nuvole di sangue, salite dalla terra, dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere, gli uccelli neri, il vento coprono il loro cuore. Sì, i giovani devono essere capaci di essere altro ed altri rispetto ai loro padri. Questa è anche la nostra speranza. Però lo diceva il sindaco all'inizio, c'è stato un Primo Levi che ci ha consegnato un altro imperativo morale, che era quello invece del ricordare. Vi comando queste parole, ripetetele ai vostri figli, e poi una sorta di maledizione, che i vostri nati toccano il viso da voi. Quindi ricordare, dimenticare, dimenticare, ricordare, è passata la seconda strada, il ricordo, l'obbligo della memoria. E allora noi oggi siamo qui anche a parlare di treni. Parliamo di c'è un altro elemento, oltre alla metafora dell'albero, del muro, dell'albero di Anna Frank e del muro, ma la maestra Paola e gli altri ce lo faranno comprendere bene in questa settimana, ecco che ci interessano anche i treni che nascono, il treno della memoria che nasce, i treni anche lì, sono i treni dei deportati. È chiaro che ci angoscia tantissimo pensare a quei treni, e anche lì a un certo punto fu proprio Levi che ci diceva com'erano quei treni. I vagoni erano 12, dice Primo Levi, noi 650, vagoni merci chiusi dall'esterno e dentro uomini, donne e bambini compressi senza pietà, come merce di dozzina, senza cibo né acqua, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Allora c'è quel treno, ma ci sono i treni della nostra quotidianità, quelli che corrono sulle strade ferrate, quelli che uniscono, e poi c'è il treno della memoria, questa bellissima esperienza. Ed oggi tra gli altri, tra di voi c'è chi ha partecipato come studente al treno della memoria, ma c'è un cardiologo sul treno della memoria, e io ringrazio il dottor Costantini per essere tornato a proporci questa bellissima esperienza fatta di parola e di immagine. Insieme lo condivideremo, quindi il treno della memoria che nasce da un progetto regionale, mai più, si disse con la Regione Puglia nel 2005, per cui nel 2006 partì il primo dei treni della memoria verso Auschwitz dei nostri ragazzi, 500 ragazzi per volta accompagnati da 50 docenti, questa era l'idea. Quindi un treno che va ogni anno, e noi ci auguriamo che continui ad andare, perché certamente toccando, certamente vedendo, abbiamo bisogno di toccare, abbiamo bisogno di vedere, per essere testimoni oculari, testimoni credibili, per poter dire anch'io ho visto che c'erano le camere a gas, anch'io ho visto e ho percepito sulla mia pelle quello che è il silenzio e l'angoscia di Auschwitz, e quindi come insieme dicevamo che mai più questo accada, e l'augurio. Allora fatichiamo per conoscere, lavoriamo, noi scuole ci siamo, ci saremo sempre, perché la conoscenza passa attraverso le nostre esperienze giornaliere. Alla fatica e a questa rivoluzione meravigliosa segua però l'obbligo del ricordare e che mai più accada. Quindi iniziamo, chiedo scusa se ho preso un po' di tempo, ma io ci tenevo veramente a condividere questi pensieri con voi. Grazie, buon lavoro e buon inizio settimana. Allora sì, cominciamo. Un accenno però, un invito anzi alle persone che sono qui oggi. Ci sarà tempo, ognuno potrà liberamente visitare, tra virgolette, questa mostra, che noi abbiamo però chiamato mostra interattiva. È un luogo e delle cose che vogliono parlare con chi le guarda. E quindi invito tutti quanti, ma anche alla fine dell'incontro o quando ne avrete voglia, a venire qui e a lasciare il vostro messaggio.
l'albero che c'è là fuori ne contiene già tanti di messaggi. Ci sono quelli dei bambini, ci sono delle foglie piccolissime di pochi centimetri, ci sono quelli degli adulti e anche dei vecchi. C'è una parte dell'albero che vi invito a scoprire che contiene i messaggi dei doc, cioè delle maestre e dei docenti. Sarebbe bello che adesso su quell'albero ci fossero le impressioni, le sensazioni o le scelte dichiarate dei presidi, del sindaco, perché la scelta di noi adulti che facciamo formazione è testimonianza e quindi abbiamo il dovere di farlo. Vi invito anche, c'è un bellissimo sito, noi oggi non possiamo farlo perché la tecnologia non ci aiuta fino a questo punto, ma c'è un sito dedicato proprio all'albero di Anna Frank, dove c'è quest'albero virtuale splendido. L'immagine è tratta dal reale ippocastano che adesso è stato abbattuto perché stava seccando, ed è possibile andare lì e posizionare la propria foglia. Sono pochi clic, è una cosa semplicissima ed è, vi garantisco, profondamente emozionante vedere tante lingue, tante persone che si ritrovano in questo luogo che diventa più reale di altri, pur essendo assolutamente virtuale. Quindi quell'albero vi aspetta, perché quell'albero rappresenta il nostro passato, ma proprio perché albero rappresenta il nostro futuro. Adesso non sto qui a citare le bellissime cose che sugli alberi sono state dette e che conosciamo tutti. L'albero ha a che fare col seme e ha a che fare col frutto. Ed è possibile anche lasciare il proprio messaggio direttamente con una penna, con una matita, può essere un'immagine, può essere quello che vi pare, su quell'altro muro lì, perché forse uno dei pochi vantaggi dei muri è quello di poter essere lavagne. E allora usiamole per lasciare messaggi, quei messaggi che poi serviranno a far cadere i muri. È successo per il muro di Berlino, sta succedendo per il muro che divide Israele dalla Palestina. Ci sono questi straordinari murales che aprono, fanno breccia dentro il muro. E poi vi invito a riflettere sui disegni e sulle testimonianze lasciate dai bambini. Il nostro scopo non era quello di fare qualcosa di bello. Quindi se c'è qualcuno che si aspetta di vedere il disegno pettinato, con i colori belli che non escono dai margini, questo non è il posto dove lo vedrà. Il nostro scopo era comunicare quello che in qualche modo avevamo scoperto insieme. E quindi i disegni rispondono a questa esigenza. Un'ultima cosa, e poi cominciamo a chiacchierare con Carlo Greppi. Ci sono quelle foglie appese lì, vi racconto la loro storia. Parliamo di numeri, ma i numeri alla fine non ci dicono niente. E allora ho provato a fare un esperimento. In ognuna di quelle foglie ci sono 825 triangoli. Il triangolo è il segno della deportazione. E quindi ce ne sono di gialli, di rossi, perché c'erano gli ebrei, c'erano gli oppositori politici, c'erano gli omosessuali, c'erano gli zingari e i sinti, c'erano i testimoni di Geova, c'erano gli handicappati. Quanto spazio ci vuole per arrivare a 8 milioni e passa? Era impossibile realizzarlo, allora ho dovuto aggiustare il tiro. In ognuno di quei triangolini, che sono poco più grandi di un punto, in ognuno di quei triangolini ce ne sono 10 di vittime, 10 persone, e abbiamo riempito un muro. I numeri sono persone, sono carne e sangue. Ho provato a fare un altro conto, l'abbiamo fatto con i ragazzi. Immaginiamo di contarle queste vittime fino ad arrivare a 8 milioni e passa, contandone una al secondo. Una persona, un secondo, niente di più. Di continuo, senza fermarci, di notte, di giorno. Ci vogliono 2 mesi e mezzo, solamente per contarli, le nostre vacanze, il nostro viaggio, il conoscere, il divertirsi, il mangiare, quello che noi facciamo, solamente per contarli. Allora dobbiamo ritrovare la concretezza della memoria, perché sennò sono solo parole, sono fumo come quello che usciva dai camini dei forni. Solamente quando la memoria diventa carne e sangue, allora cambia le coscienze. Poi Greppi ne parla nel suo libro. Questa è l'unica storia di cui conosciamo le emozioni, è vero?
che possiamo vivere direttamente sulla nostra pelle, che ci chiama, ci coinvolge, perché è ancora qui. Quindi vi invito, quando ne avrete voglia, quando ne avrete il tempo, a toccare quello che abbiamo fatto e a lasciare il vostro messaggio. Non è vero che il messaggio di uno di noi o il pensiero di uno di noi è ininfluente. Un albero nasce da un solo messaggio. Noi l'abbiamo fatta questa prova, abbiamo fatto il passaparola, i contatti. Nel giro di 2 settimane avevamo contattato centinaia di persone, perché ognuno di noi conosce persone che a loro volta conoscono persone che a loro volta conoscono persone. Allora il punto è quanto ci crediamo in quello che vogliamo comunicare. È quello che fa la differenza. E poi comunicare diventa addirittura facile se ci siamo tutti in quello che stiamo dicendo. Basta che se no me ne... Allora, Carlo Greppi. Allora, abbiamo un autore giovane, che è una gran bella cosa, finalmente un poco di gioventù. Questo signore viene da Torino e fra le tante cose che fa, a dimostrazione che i ragazzi ce la fanno a impegnarsi anche meglio e più di noi, c'è proprio quello di organizzare il treno della memoria. Poi magari lui ci racconterà un pochino di questi viaggi nei quali lui spesso e volentieri c'è, e che possiamo vedere dalla parte dei ragazzi, perché lui certamente non sta dalla nostra parte, Daniela, nel senso che proprio non ci siamo cronologicamente. Allora, velocemente, perché veramente di parole ne abbiamo già dette tante. Tra l'altro questa immagine, ho scoperto, è tratta da una foto che hai fatto tu, vero? Molto bella. È un libro denso, veramente denso. È un libro fatto di testimonianze messe insieme per ricostruire la storia. Io so che ovviamente questo libro non lo abbiamo letto tutti, ed è questa l'occasione per conoscerlo e poi magari andare nella propria libreria del cuore e comprarlo, perché i libri vivono anche di questo. Alcune parole chiave su cui volevo parlare con te, Carlo. La deportazione. Ovviamente quello che vedete qui scritto è tratto proprio dal suo libro, quindi è quello che ci dice lui. Secondo me è sempre importante partire dal significato delle parole. Le parole sono mondi interi. La deportazione, impadronirsi del corpo di un altro. Che è una cosa atroce. Trasferirlo laddove più ci aggrada e decidere della sua sorte. Più precisamente, ricorrere all'esercizio della forza e della violenza sul corpo degli altri, senza che questi siano in grado di opporsi. Milioni di individui selezionati in base a una loro consapevole opposizione, parliamo dei politici, o al loro status: ebrei, zingari, omosessuali, disabili, testimoni di Geova. Tutto questo è stato un arbitrario processo di annullamento del diverso. E ancora deportazione. Un maestoso processo di produzione sociale dell'indifferenza. Il lager era un luogo chiuso. Qualcuno poteva anche illudersi di non conoscerlo. Un treno attraversava i luoghi. La deportazione è visibile. La deportazione allora, la deportazione oggi c'è ancora, no? Ah, così. Attacchiamo sull'oggi. No, vabbè, innanzitutto vi ringrazio un sacco per l'invito. È sempre bello vedere così tanti fratelli minori che sono coinvolti dall'istituzione del Giorno della Memoria. È una domanda che mette in difficoltà, sì. Sicuramente, come è stato detto, allora io partirei da quello che fate voi qua, che è bellissimo, nel senso queste foglie, questi mattoni, questi muri sono tra le iniziative più belle che io ho visto in Italia, nel senso che è un modo veramente coinvolgente, credo, per chi ha partecipato, di iniziare a capire quali sono i meccanismi che non devono capitare, che dobbiamo ricordare, insomma, per essere
per avere gli antidoti perché queste cose non capitino. Ci arrivo, da domani. Una delle storture dell'istituzione del giorno della memoria è che cade il 27 gennaio. Credo che voi sappiate tutti cosa è successo il 27 gennaio del 45. Qualcuno lo vuole dire? Cosa succede il 27 gennaio del 45? Non vi sto interrogando. Viene liberato Auschwitz dall'Armata Rossa. Allora, chi di voi è nato prima del 1994? Adulti compresi, sulle mani. Ok, praticamente tutti voi siete nati dal 1994 in poi. Voi dalla prima o seconda elementare avete sempre in qualche modo celebrato e ricordato, come dire, toccato questo tema a scuola, con l'amministrazione comunale, eccetera, eccetera. Dunque voi lo date per scontato il fatto che bisogna ricordare, che non bisogna dimenticare, che esiste la Shoah, eccetera, eccetera. Non è sempre stato così, anzi, per più di 50 anni questo paese non ha voluto ricordare questa storia qua, questo paese non solo, adesso parliamo del nostro punto di vista. Però il problema del 27 gennaio è che anche chi è in terza media o al quinto anno delle superiori con il programma scolastico non è ancora arrivato a studiare quello che è successo, per cui spessissimo voi vi sentite ripetere dobbiamo ricordare, non dobbiamo dimenticare. Sì, ma cosa? L'avete studiato? La maggior parte di voi no, oppure chi fa le superiori l'ha studiato le medie e via dicendo. È un effetto buffo che nessuno aveva previsto in realtà, perché nessuno di voi saprà, credo, tra i ragazzi, che quando il Parlamento italiano ha deciso di istituire il giorno della memoria in ricordo della Shoah e degli antistermini, ha valutato in particolare tre date che ci dicono un sacco sulla nostra storia. La prima data, quella che ha vinto, se volete, è il 27 gennaio. L'altra data era il 5 maggio, che è stata la liberazione di Mauthausen. Praticamente nello stesso anno, nel 45, che è l'anno della fine della guerra, i due campi più, diciamo, l'inizio e la fine della liberazione dei campi e della liberazione dell'Europa è individuabile nella liberazione di Auschwitz il 27 gennaio e di Mauthausen il 5 maggio, per cui vedete quanto tempo passa dalla liberazione del primo all'ultimo campo. E in quei mesi lì ci sono le famose marce della morte, insomma, i deportati continuano a morire come mosche, per cui immaginate, se il giorno della memoria fosse stato il 5 maggio, voi arrivereste, noi arriveremmo tutti molto più consapevoli di cosa dobbiamo ricordare, sarebbe molto meno retorico, molto più denso di contenuti, perché avremmo anche studiato cosa è successo. Il 5 maggio era la data che voleva fortemente chi ci teneva a ricordare più la deportazione per motivi politici, cioè degli oppositori, dei comunisti, dei socialisti, dei cattolici, di tutti coloro che in qualche modo si opponevano al regime e poi all'occupazione nazista, e per questo sono stati deportati e sterminati. La terza data, che è anche molto vicina geograficamente, che è stata valutata, è il 16 ottobre 1943, cioè un anno e mezzo prima, nella storia, diciamo, che sarebbe stata ricordata, che è, anche questo credo che nessuno dei ragazzi qua lo sappia, è il giorno in cui vengono razziati oltre 1000 ebrei nel ghetto di Roma e dintorni, a Roma, a qualche centinaio di chilometri da qua, e vengono due giorni dopo deportati verso Auschwitz, partono in 1020, ne ritorneranno 17, tra cui una sola donna. Quest'altra data avrebbe avuto un significato molto più forte per noi italiani, perché ci avrebbe ricordato come questa storia non è successa a migliaia di chilometri di distanza, in quella che oggi è la Polonia, ad Auschwitz, ma cioè, certamente è successa lì, ma è successa anche da noi. Da noi questi treni partivano, questi treni proprio, adesso non c'è più, comunque io la foto l'ho presa, l'ho fatta a Birkenau, c'è cioè questo treno nel campo di Birkenau, che per chi non è stato è Auschwitz 2, c'è questo vagone dell'epoca che avvicinarsi viene la pelle d'oca, ve lo garantisco, anche per chi si occupa di queste cose da anni.
Chi di voi ha fatto il trono della memoria? Bene sulle mani? Ok. Siete sempre una rappresentanza, però so che parlate con i vostri coetanei, che spesso ci sono anche momenti di restituzione alla scuola, alla cittadinanza, questa è una bellissima cosa. Allora, adesso...